Arrivano d'intesa dopo una lunga consultazione avvenuta ovviamente in primo luogo con il commissario, con i sindaci, con tutte le amministrazioni centrali. Arriva una relazione che mentre in questo istante stiamo parlando viene messa sul web, quindi che potete tutti quanti avere. Alcuni ultimi dettagli li abbiamo corretti stamane, quando facciamo le riunioni li facciamo per lavorare. E in questa relazione ci sono indicate sia le informazioni, come avevamo detto, che costituiscono la base, sia alcune indicazioni che riguardano la necessità di rafforzare e come la comunicazione di queste informazioni alla cittadinanza, che ha, diciamo, un flusso che, come dire, i problemi del quale hanno determinato anche molta incertezza, anche interpretazioni improprie. Un forte suggerimento sulla necessità di rafforzare le previsioni sulla base di queste informazioni che sono necessarie, cioè quanto verrà speso in quali anni, e poi due blocchi di proposte operative che riguardano la semplificazione e il rafforzamento del rigore nell'attuazione della ricostruzione. Dall'insieme di queste cinque cose che sono contenute nella relazione, che si tradurranno secondo le modalità appropriate istituzionali in provvedimenti, in un provvedimento la settimana prossima, riteniamo tutti d'accordo, direi anche dopo l'incontro con i sindaci, con una forte intesa, che possano esserci le basi per quell'accelerazione della ricostruzione che era l'obiettivo del nostro lavorare. La semplificazione significa una semplificazione della struttura commissariale, sono suggerimenti venuti in primo luogo dallo stesso commissario o riflessioni che sono venute da noi nell'esame con le parti, quindi vuol dire che riteniamo esaurita la funzione importante dei due vicecommissari che si è svolta fino ad oggi sui terreni dell'emergenza e sul terreno dei beni culturali e quindi ricondurre direttamente al commissario queste funzioni. È esaurita la funzione del consulente legislativo che quindi può essere soppresso in questa fase con una riduzione della dimensione, quindi anche stessa dell'impegno finanziario specifico per il commissariamento. Vuol dire una riduzione del numero dei membri del comitato scientifico che continua a essere utile ma di cui si può ridurre la dimensione. Vuol dire contemporaneamente anche e parallelamente consentire, dare attuazione a un impegno già preso per i comuni, avviare da parte loro la costruzione di centri unificati che consentano una maggiore efficienza da parte di gruppi di comuni nell'esame delle pratiche. Noterete che sono tutti quanti interventi che segnalano l'inizio all'interno di una gestione commissariale di un avviamento graduale, meditato e forte verso l'ordinarietà. Su questo terremoto tutta l'Italia solidarmente ha investito una somma che oggi abbiamo misurato in questa relazione essere di 10,7 miliardi di euro. Tutta la parte per l'emergenza è stata spesa, la parte per la ricostruzione che abbiamo valutato, se ricordo, in 7,7 miliardi, due di questi miliardi sono o stati erogati o sono in corso di trasferimento, mentre altri 5,7 miliardi sono ancora disponibili. È importante che siano spesi bene, che i cittadini dell'Aquila prima di tutto, come dire, abbiano la certezza quando anche la loro pratica sia stata accettata, che la casa sia ricostruita il più rapidamente possibile e tutti vogliamo che siano fatti dai soggetti, da imprese immobiliari, da restauratori, di grande affidabilità e di grande qualità. E quindi abbiamo deciso tre cose in più per rafforzare il rigore. La prima, quella di estendere anche appunto alle ditte di costruzione, edili e di impiantistica, quel provvedimento, quella costituzione di un albo presso la prefettura che ci garantisce sia dall'assenza di infiltrazione della criminalità, sia anche dall'abbassamento della qualità. Abbiamo valutato che sia opportuna, nella relazione viene indicata l'opportunità che da adesso in poi, non per chi ha già predisposto le pratiche, nell'affidamento dei lavori, nella progettazione, ogni cittadino possa avvalersi e scegliere da una rosa di almeno 5 diverse alternative che ci garantisce una maggiore concorrenza e quindi l'accessibilità ai lavori e alla qualità anche di soggetti innovativi. E terzo e ultimo, garantire ai cittadini dal fatto che una volta affidati i lavori questi siano eseguiti nei tempi stabiliti e che magari non capiti che un soggetto che non ne abbia la capacità di smaltimento, di realizzazione dei lavori, si prenda troppi incarichi, che va benissimo che se ne prenda molti, ma deve poi mantenerli e quindi immaginando di introdurre delle sanzioni per chi ritardi nell'avvio dei lavori rispetto agli impegni assunti.
Sempre ad accelerare, ad alzare la qualità, a dare anche un segnale forte. Tra questi segnali c'è il rinnovo importante alla filiera che Fintech. oggi dei tre soggetti, Fintech nei due consorzi, del mandato a istruire le pratiche. C'è una valutazione della struttura tecnica di missione che con questo forte rafforzamento esse possano arrivare entro il 31 di agosto al totale esaurimento di tutte le pratiche della periferia, anche di quella dei cittadini che hanno presentato dopo il 31 di agosto 2011, e anche di avviare, appena ce ne saranno le condizioni, anche le pratiche relative ai centri storici. Quindi questo riaffidamento alla filiera è un elemento di nuovo di certezza che può contribuire insieme agli altri all'accelerazione. Dimenticavo tra gli elementi di semplificazione importanti perché dà anche il segno dell'uscita dall'emergenzialità la soppressione della struttura della SG e della struttura Gestione per emergenza. la gestione dell'emergenza. Il modo in cui stiamo adesso parlando con voi e anche la scelta che abbiamo fatto, chiunque cittadino può entrare nel mio web e scaricare la relazione con i dati, con gli elementi adesso, mentre parliamo. Questo è già un segno. E l'altro, come le ho detto, ci siamo ritrovati tutti d'accordo nella necessità di rendere quelle tavole permanenti, cioè di assicurare un flusso di informazione anche con modalità moderne, in modo tale che non siano tabelle, come dire, scritte come si sarebbe fatto 20 anni fa, che siano scaricabili, in cui i dati siano utilizzabili, open data si dice per usare un termine inglese, ma anche, riprendendo un'esperienza della primissima fase dell'emergenza, ricostituire un punto di contatto, un URP del cratere che assicura ai cittadini un'interlocuzione diretta con le amministrazioni. La cosa che ho chiesto è che finalmente, dopo tanto tempo, perché è proprio un bisogno fisico, si è organizzato in modo che chi è responsabile di una cosa fa quella cosa e che questa cosa sia nota ai cittadini. L'assistenza alla popolazione passa totalmente al comune? Bene, passa totalmente al comune l'assistenza alla popolazione. Le famose schede EDES per definire la casa, per pubblicare gli esiti di agibilità, li prende il comune? Li prende il comune, però che finalmente finisca questa confusione nella quale a volte mi sono perso anch'io. I fondi dell'emergenza arrivano, si è parlato di ridimensionare il personale assolutamente. È una proposta che per quanto mi riguarda va bocciata perché siamo in un'emergenza identica al 2010, però ci sono i fondi per l'emergenza e c'è quindi una riorganizzazione e si va poi verso la normalità al massimo fra 100 giorni con la fine del commissariamento. La preoccupazione è come si approva il piano di ricostruzione, anche lì si è creato un quadro, mi sembra che si vada verso un chiarimento. Infine la filiera, c'è l'idea di far rimanere la filiera per quanto riguarda la posizione del Comune dell'Aquila e che la filiera però cambia il modo di essere organizzata, quindi sapere anche lì chi organizza la filiera. Cioè, la cosa ho chiesto, dato che come vedrete fra poco il Ministro punta molto sull'informazione chiara ai cittadini, finalmente deve essere chiaro chi fa che e quindi chi ha le responsabilità. Personalmente, di aver risposto di responsabilità di altri per 3 anni, almeno a me, ha stancato e poi credo che non crei quel rapporto democratico con i cittadini.